il pasticciaccio brutto del centrodestra sulla sanità. Così il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari non demorde, anzi torna davanti al pronto soccorso di Pescara per denunciare una serie di disservizi e carenze, dice dell'ASL, che riguardano non solo il pronto soccorso ma anche altri reparti dell'ospedale. Pettetacco ha fatto una grandissima battaglia, è stata acquistata e collaudata un anno fa, serve per la diagnostica oncologica. Udite udite, prima si pagava addirittura 8.000 euro al giorno di affitto, siamo riusciti a farla acquistare, collaudata a maggio dell'anno scorso, a due mesi dopo la scadenza della garanzia, quindi 15 giorni fa, si sfascia, lasciando a piedi decine e decine, centinaia di pazienti oncologici che sono stati rinviati a data da destinarsi. Facciamo una grande battaglia, riescono a ripararla, guarda caso, solo ieri, spendendo 20.000 euro, e scopriamo che non è stata fatta né l'estensione della garanzia né il contratto di manutenzione ordinaria. È allucinante, gravissimo. C'è poi la questione Covid. Nonostante ci sia l'ospedale Covid, ospedale realizzato con milioni e milioni di euro, adesso si stanno sporcando i reparti ordinari. Nello specifico medicina e geriatria hanno all'interno pazienti Covid, dove sono stati, è stata allestita un'area Covid, e il personale sanitario, poverini, sono costretti a fare la spola da pulito sporco, sporco pulito. Ancora la carenza del personale in dialisi in particolare, spiega Pettinari, ma manca il personale anche in altri reparti. Tornando al pronto soccorso, dopo tante battaglie scopriamo, va giù duro il vicepresidente del Consiglio regionale. La Regione Abruzzo, con tre anni di ritardo, udite udite, ha redatto qualche giorno fa il piano di gestione del sovraccarico e sovraffollamento, quando il governo con le linee guida imponeva di predisporlo nel 2019. Quindi a distanza di tre anni si predispone un piano di sovraccarico, di gestione e sovraffollamento, un piano inadeguato che non sta producendo nemmeno gli effetti positivi, infatti il pronto soccorso continua a scoppiare, la situazione è disastrosa. I medici del 118, grave disparità di trattamento sottolineata dall'esponente del Movimento 5 Stelle, medici stabilizzati dall'ASL e altri medici che sono convenzionati e percepiscono molto meno, chiediamo di equipararli. Questo è il più grande fallimento del centrodestra, del presidente Marsiglio che governa la sanità, dell'assessore regionale alla sanità Veri, e per queste cose, anzi per la metà di queste cose, un presidente e un assessore si dovrebbero dimettere, a mio avviso. Intanto, tra le tante, c'è la testimonianza di Giovanni Panico e la sua odissea al pronto soccorso di Pescara. Io il 12 di questo mese ho subito un incidente sul lavoro, sono scivolato dalle scale e ho avvertito un forte dolore. Il collaboratore scolastico subito mi ha portato in ospedale qua a Pescara e siamo arrivati alle 8.33. Dalle 8.33 alle 13.45 sono stato praticamente abbandonato fra le varie salette, nonostante abbia più volte cercato di aiuto e chiesto addirittura il ghiaccio. Per avere un po' di ghiaccio sul ginocchio mi hanno fatto mille problemi e mille cose. Si dice amareggiato e arrabbiato Giovanni, il quale ha detto che presenterà una denuncia. Certo che sporgerò denuncia, nei tempi e nei modi in cui cercherò il tempo di rimettermi un attimino.